Amiche di Filo, benvenute nella mia stanza del cucito. Oggi vi propongo il tutorial per realizzare questo zainetto da bambino, proprio in vista dell'apertura delle scuole fra qualche giorno. E le misure di questo zainetto sono di 25 cm per 29 e una profondità di circa 6 cm. Quindi vedete un po' se fa il vostro caso. Al di sotto del video vi lascio il cartamodello che potete scaricare e vi lascio inoltre tutte le misure delle varie parti, quindi decidete voi come diciamo è più comodo. Io l'ho realizzato con un tessuto di jeans, ma ovviamente su questo siete molto liberi, si apre così in maniera molto facile. Qui ci sono dei bottoncini, anche questi che si aprono in un attimo. E si apre tutto lo zainetto. All'interno c'è questo tessuto trapuntato. Poi qui c'è una tasca sulla parte davanti e che si chiude anche questa con i bottoncini. Opla! Con i bottoni. Poi ci sono queste cintine che io ho fatto fisse perché sono più comode per il bambino, nel senso che evita che si stacchino e quindi crea dei problemi. E qui ho messo questa maniglia. Io le ho fatte con il tessuto con cui ho fatto anche la tasca, però lo potete fare, le potete fare queste cinti, potete utilizzare al posto di queste delle cintine già pronte. Se questa idea vi piace, vediamo i vari passaggi per realizzarla al meglio. Ora quello che è l'occorrente per realizzare lo zainetto. Al di sotto del video nell'info box ci sono i cartamodelli da scaricare gratuitamente, quelli che ho utilizzato io per ritagliare i vari pezzi. E inoltre trovate indicate e specificate tutte le misure dei vari cartamodelli per chi eventualmente non vuole scaricarlo perché non ne ha la possibilità. Quindi per l'esterno utilizzerò due pezzi di tessuto di jeans abbastanza robusto in realtà, e le misure sono di 33 x 35, e alla base ho tolto 3 cm in questo modo. All'interno utilizzerò del tessuto trapuntato, è un tessuto molto basso con una trapuntatura. In alternativa a questo tessuto potete in realtà utilizzare qualsiasi tessuto anche decorato, ma vi consiglio in quel caso di passare su questo tessuto principale un tessuto di rinforzo, di questi che si applicano con il ferro da stiro. E che sarà, diciamo, di rinforzo, quindi per far sì che lo zainetto non rimanga proprio floscio. Quindi togliamo questo. Poi per realizzare le cinte da mettere in spalla ho preparato due pezzi di tessuto lunghi 50 cm e larghi 8. Questa piccola imbottitura all'interno, che però è del tutto opzionale. Questa è lunga 50 e larga circa 2,5 cm. Poi per realizzare la cintina in alto, per prenderla a mano, ho preparato questo tessuto che è di 10 x 27 cm, largo sempre allo stesso modo 2,5 x 27 l'imbottitura. Poi la tasca dello zainetto la realizzerò con un pezzo di tessuto 18 x 13 e imbottitura della stessa misura, cioè tessuto trapuntato della stessa misura. La patta da mettere su questa tasca sarà invece di 7 x 18 cm, anche in questo caso tessuto e tessuto trapuntato per l'interno. Per la patta da mettere in alto avrò bisogno di questo cartamodello, che è ricavato da un quadrato di 15 x 15 sondato su questi due lati. Ho questi bottoni a pressione, ma potete tranquillamente mettere i bottoni a pressione, però che si applicano con il filo, sono perfettamente equivalenti. Prima cosa, vado a preparare la tasca dello zainetto e la patta dello zainetto. Metto il tessuto con il dritto sul tavolo, fisso con gli spilli il cartamodello e sostanzialmente lo vado a riportare con una penna o con una matita. Faccio la stessa cosa per la tasca vera e propria, la fisso per bene e poi praticamente vado a riportare tutto quanto il contorno.
quindi prendo nel mio caso l'imbottitura, questo è il dritto, faccio dritto su dritto, li fisso insieme. La stessa cosa per la tasca, dritto su dritto. E alla macchina da cucire, ovviamente metto tutti gli spilli in base alle mie esigenze, alla macchina da cucire vado ad effettuare una cucitura tutto attorno, lasciando però circa 5 o 6 centimetri per risvoltare la tasca. Faccio punto avanti e indietro, un punto dritto, continuo tutto il contorno, punto avanti e indietro. Dovrò lasciare un'apertura. Faccio la stessa cosa su quest'altro pezzo, cioè lascio circa 6 centimetri, punto avanti e indietro e vado a fare tutto il contorno. Ho cucito lasciando questa apertura tutto attorno. Analogamente ho fatto per questo. Ora elimino l'eccesso di imbottitura sul retro, lasciando veramente pochissimo così vicino al margine, lo faccio da tutti quanti e poi elimino anche l'eccesso di tessuto, lasciando circa un centimetro oltre la cucitura. Lo faccio sia per questo pezzo che per l'altro. Ora elimino anche i quattro angoletti. Cioè tolgo questi eccessi di tessuto qui, in questo modo, avvicinandomi alla cucitura. Anche qua, qua. E quindi risvolto. Dove c'è l'apertura attiro un pochino il tessuto in questo modo, in modo che prende questa linea e vado sostanzialmente a fissare con uno spillo in questa maniera qua. Ovviamente risvolto anche quest'altro e la sistemo allo stesso modo. Ora immagino di posizionarlo sul mio zainetto con l'alto in questa maniera. Questa sarà la parte alta e questa sarà la patta che andrà sistemata. Adesso dovrò stirare per bene e poi effettuare una cucitura con il punto dritto solo su questo lato per la parte della tasca. Per la parte della patta farò invece questi tre lati qui. Allora, ecco qui sulla patta ho effettuato la cucitura su questi tre lati e questo non l'ho ricucito, mentre su questa parte che sarà proprio la tasca ho effettuato solo questa cucitura qui in alto. Allo stesso modo vado a preparare la patta da mettere in alto. Prendendo il cartamodello, lo sovrappongo sul retro del tessuto che ho preparato. Alla macchina da cucire farò tutta questa cucitura lasciando questa parte in alto aperta. Quindi effettuerò una cucitura con il punto dritto lungo questo bordo, lascerò questa invece aperta. Preparo prima di andare alla macchina da cucire anche le cintine a mano che per mettere a spalla il mio zainetto. Quindi che faccio? Le preparo tutto allo stesso modo. In particolare apro il tessuto, eventualmente posso utilizzare il ferro da stira. Metto all'interno questa piccola imbottitura che comunque è opzionale, la metto più o meno nella zona centrale. Vado a ripiegare. Questa parte qui di tessuto la piego per circa un centimetro e la segno per bene. Eventualmente la vado a fare con il ferro da stiro e poi la ripiego in questo modo su se stessa. E la fisso con qualche spillo e verrà così.
Ora la macchina da cucire effettua una cucitura con il punto dritto e con il punto dritto, due cuciture parallelo. Questa parte qui non mi interessa, la lascio così com'è. Allo stesso modo faccio per queste cinte che sono più lunghe, che saranno quelle per mettere a spalla. Quindi le preparo allo stesso modo. Sono le cintine come le ho cucite, con queste due cuciture parallele. E questo invece è la patta. Ora, per quanto riguarda la patta, faccio come ho fatto in precedenza, vado a togliere sia l'imbottitura che l'eccesso di tessuto. Ecco qui. Nelle zone curve effettuo dei piccoli tagli. Ecco qui, solo su queste due zone. Così. E quindi risvolto. Ah, qui lascio circa 1 cm, rispetto al segno che ho fatto. Quindi qui in alto resterà aperto, ma rispetto al segno che ho fatto resterà circa 1 cm. Giro. Ora la macchina da cucire effettuerò una cucitura tutto attorno con un punto dritto oppure con un punto decorativo. Venuto con questo punto. Ora applichiamo le varie parti ai pannelli. Prendo i due pannelli. Uno sarà per la parte anteriore e uno sarà sul retro del nostro zainetto. Sulla parte anteriore vado a collocare la tasca e questa sarà la parte dove ho rifinito. Questa parte qui sarà la parte alta e la patta invece la parte alta è dove non ho cucito. Quindi come prima cosa individuo il centro. Con uno spillo qui in basso vado a segnare. Così. Qui c'è anche l'apertura, quindi sto un pochino attento. Faccio in questo modo e vado a marcare tutta questa linea. Ora devo sistemare la tasca ad 8 cm e vado a collocare questa. Ovviamente la parte con la cucitura sarà in alto. Questa la allineo con questa e questo così. Quindi questo spillo allineato con questo e questo spillo allineato con questo. Perfetto. Sistemato così. Quindi ho lasciato 8 cm qui. Metto qualche altro spillo. 4 cm da questo bordo vado a segnare a 4 cm e vado a collocare questa parte, la parte non cucita, su questa linea, facendo ovviamente allineandola anche con questa in basso. Fatto questo, fisso e fisso. Ok, preparato questo, prepariamo la parte del retro questa sarà la parte posteriore del nostro zainetto, la parte in basso dove mancano sostanzialmente gli angoletti, e vado a tracciare una linea a 10 cm dal bordo in basso. Quindi traccio sostanzialmente 10, 10, traccio così una linea. Adesso mi sposto a 7 cm dal bordo, a 7 cm, e
e a 7 centimetri. Qui in alto invece vado prima ad individuare il punto medio, quindi in questo caso a 16,5, e poi mi sposto rispetto a questo punto medio circa di un centimetro, quindi di pochissimo. Ora vado a sistemare le scintine. Allora, le vado a sistemare in questa maniera. Metto la cinta così, con questo bordo su questo punto per circa 2 cm in alto, e poi lo giro così e lo fisso. Ok. Questo invece lo vado, mettendola per bene, la vado a sistemare qui dove la faccio uscire per almeno 1 cm, e lo sistemo così. Prendo l'altra cintina e faccio allo stesso modo. Lo faccio finendo qua. E qui in alto mi metto qui. Ovviamente lo faccio sporgere della stessa quantità, fuoriuscire della stessa quantità. Questo è solo un eccesso di imbottitura. Ok, metto adesso la maglinetta per prenderla a mano proprio subito dopo questo. Quindi la vado a sistemare così, qui e su questo lato. Quindi questi due pannelli sono pronti. Ora alla macchina da cucire effettuo questa cucitura per la patta, questa tutto attorno per fissare la tasca, e poi questa cucitura in alto, e qui effettuerò due cuciture per fissare bene qui in basso. Ecco qui la tasca attaccata. Ok. Ora mettiamo anche il bottoncino qui, mentre queste sono le cintine per prendere lo zainetto, questa a mano e questa a spalla. Ecco qui ho fatto una e due cuciture parallele, ovviamente sono passate anche più di una volta, così è bello robusto. E mezzo a 2 cm e a 3 dal bordo. Qui faccio la stessa cosa, a 3 e a 2. Metto il punto lo stesso e vado a sistemare il bottone. Ora in corrispondenza metto, mi raccomando, fatelo con precisione. La cosa, mettere questi bottoni è estremamente facile. La cosa importante è trovare però la corrispondenza tra questo punto e questo in basso, in modo tale che si vede, diciamo, perfettamente riuscita la tasca. Vado a sovrapporre dritto su dritto.
Preparo anche la parte che andrà all'interno dello zainetto. Io non ho messo tasche all'interno, ma se volete potete applicare una tasca come abbiamo fatto per l'esterno, ad esempio, oppure una tasca che rimarrà aperta. Quindi vado a sovrapporre dritto su dritto. Da cucire, e sia per questo che per questo farò questa cucitura, questa in basso e questa laterale con un punto dritto. La stessa cosa faccio per la parte esterna, questa cucitura, questa in basso e questa qui, sempre con un punto dritto. Cuciture che ho fatto con il punto dritto. Su quello che sarà invece l'interno, ho fatto tutto questo lato e l'altro. In basso ho lasciato un'apertura per risvoltare successivamente. Ovviamente tutte le cuciture che io ho effettuato le ho fermate sia all'inizio che alla fine. Adesso prendo la parte bassa dello zainetto, apro in questo modo questo piccolo quadratino, apro le cuciture così. Apro così e fisso con uno spillo. La stessa cosa faccio per questa apertura e per queste due aperture qui in basso. Li sistemo con lo spillo e poi vado ad effettuare una cucitura con il punto dritto di chiusura, ovviamente su tutti e quattro. Ecco qui, ho fatto queste quattro cuciture. Ora sullo zainetto vado ad inserire l'imbottitura, la risvolto in questo modo, questo è il dritto, diciamo così, lo vado a mettere con il dritto della parte esterna, la vado a sistemare. All'interno, facendo coincidere questa cucitura con questa qui esterna. Questa cucitura con questa. Ecco qui. Ora sistemo questa patta. La vado a mettere in modo tale che questa parte imbottita coincida con la parte imbottita. Questa parte va in alto. E quindi così dovrò ovviamente centrare. Come faccio? È segnata questo punto qua, risegno guardate, faccio un piccolo taglietto qui e faccio coincidere questo. Allora, questo va sul jeans, questo sulla parte in bianco. E faccio coincidere questo segno che avevo marcato qui con questo piccolo taglietto. Ok. Lo faccio coincidere per bene su questo bordo. Per evitare che poi venga, diciamo, storto. Ok. Ecco, sistemo per bene anche l'imbottitura. Per me in questo momento sono più comode queste. Le sistemo tutto attorno per fissare i tessuti. Cerchiamo di tenerci allineati. Qui facciamo coincidere con questo tessuto aperto. Ora alla macchina da cucire effetto una cucitura tutto attorno con il punto dritto. Ecco qui la cucitura che io ho fatto in alto. Ecco qui
in alto la cucitura che io ho fatto a circa un centimetro e mezzo dal bordo. Ora risvolto il tutto attraverso questa apertura che avevo lasciato all'interno. Ovviamente questa apertura che c'è qui dovrà essere chiusa con un punto nascosto e quindi vi lascio il tutorial al di sotto del video per il punto nascosto. Quindi si deve chiudere con un punto nascosto. Mando giù. Ecco qui il mio zainetto. Mando per bene all'interno. Ovviamente, se necessario, stiro. Dovrò ora sistemare questa patta, un bottoncino qui. Questo è sul retro e questo è sul davanti. Bene il bordo qui in alto, in modo che rimanga così. E fisso, e poi alla macchina da cucire effettuo una cucitura tutto attorno con un punto dritto eventualmente, oppure con un punto decorativo. Proteggendo le striscioline. Lo zainetto è praticamente pronto e le cuciture sono terminate. Bisognerà semplicemente mettere qui un bottoncino per la chiusura e si farà allo stesso modo come abbiamo fatto con quest'altri, individuando il centro e anche qui il centro che già era marcato da prima. Se si è persa la marca, ovviamente si individua di nuovo. Eccola qua. E ovviamente vado a posizionare questo e anche questo qui. E quindi metto il bottone come ho già fatto pure prima. Ho messo qui questo bottone a pressione. Ora, per rifinire tutto completamente, secondo me va già bene così lo zainetto, però per vederlo, diciamo, al meglio, è possibile mettere rispetto a questa cucitura a circa 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo da questo punto, mettere un bottone a pressione ed un bottone a pressione, e la stessa cosa farò di qua. Quindi lo metto a 3 centimetri dall'alto e a 2 dalla cucitura. Ecco qui. Lo segno in questo modo e vado a mettere due bottoni, sia su questo lato qua
che su questo. Vi lascio anche il link per il tutorial dove vi faccio vedere come mettere questi bottoni a pressione. Piegato questi bottoncini nelle posizioni che vi ho fatto vedere, quindi li chiudo in questo modo, e viene così, chiuso anche qua. Lo zainetto è pronto. Io lo trovo molto molto carino ed originale. Bene amiche, lo zainetto è pronto. Spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, cliccate like, condividetelo, iscrivetevi al canale. Vi ricordo di guardare nell'info box tutte le informazioni che vi lascio e di cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati per nuovi tutorial che vi propongo. Amiche, io vi saluto, vi abbraccio, al prossimo tutorial.